Gentile collega, ci troviamo a commentare un caso di cisti aracnoidea in un feto giunto alla nostra osservazione alla 18ª settimana di gestazione. In queste prime scansioni si evidenzia la presenza del cervelletto, che avrà una biometria regolare, ma che apparirà dislocato in sede anteriore dalla presenza di questa formazione della fossa cranica posteriore. In questa scansione si osserva la visualizzazione degli emisferi cerebellari e la presenza del verme cerebellare. Questo permetterà di fare diagnosi differenziale con la malformazione di Dundee-Walker nei casi in cui si sospetta una cisti aracnoidea. Si potrà notare nelle scansioni successive la visualizzazione dell'intera cisti. La cisti aracnoidea presenta una eziologia duplice, può essere connessa ad un quadro di infezione fetale congenita, ragion per cui andranno studiate tutte le caratteristiche ecografiche tipiche di un'infezione congenita che potranno essere presenti. Notate in questa scansione la biometria dell'intera cisti e come essa disloca il tentorio in sede posteriore. Un'altra eziologia può essere dovuta alla presenza di un tumore intracranico che ha anche una evoluzione piuttosto rapida, ragion per cui nel management sarà opportuno consigliare dei controlli nel tempo alla coppia, in quanto la cisti potrà essere stabile nel tempo oppure ingrandirsi. In questo caso potrebbe essere utile una risonanza magnetica nucleare in epoca fetale, ma la sua utilità è maggiore in epoca postnatale, in quanto permette di studiare lo sviluppo delle altre strutture cerebrali. In queste scansioni avete visualizzato il terzo ventricolo, che appare appunto anch'esso dislocato e in particolare dilatato. In questa visualizzazione noterete una testa che apparirà regolare per morfologia, mentre l'atrio apparirà lievemente dilatato. Potremo parlare di idrocefalia borderline, fenomeno che spesso si associa alla presenza della cisti aracnoidea. L'atrio prossimale, invece, appare anch'esso di dimensioni ai limiti della norma e nel suo interno si osserva una cisti dei plessi coroidei. Il rischio per cromosomopatie non è particolarmente aumentato, anche se va sempre consigliata l'indagine del cariotipo nel caso della visualizzazione di qualunque anomalia, come lo può essere anche una cisti aracnoidea. In questa scansione osservate la testa, regolare per morfologia e, come vedremo, anche per biometria. Il diametro biparietale e la circonferenza cranica appariranno regolari per l'epoca gestazionale. Tra le diagnosi differenziali va posta anche quella di idrocefalia e quella di agenesia del corpo calloso. Alcune forme di oloprosencefalia, in particolare anche la poroencefalia, andrà in diagnosi differenziale con la cisti aracnoidea. Avete visto nella scansione precedente la visualizzazione del lobo dell'insula, che appariva appunto regolare, ed in questa scansione noterete la presenza del cervelletto dislocato appunto anteriormente, la presenza dei talami che appaiono regolari e anche la presenza del cavo del setto pellucido, che quindi permette di escludere una genesia del corpo calloso. L'intera anatomia encefalica quindi va studiata con attenzione. La plica nucale apparirà nella norma e si può quindi passare alla valutazione fetale in toto, andando in particolare ad osservare quelle che possono essere alterazioni dovute
al caso in cui vi sia il sospetto di un'infezione congenita. Nel caso in esame il quadro infettivologico era piuttosto chiaro, è opportuno comunque consigliare alla madre una rivalutazione da questo punto di vista. Noterete la visualizzazione del rachide nella sua porzione cervicale è assolutamente nella norma. Nelle scansioni successive il rachide, anche nella porzione sacrale, apparirà assolutamente regolare. Lo studio dell'anatomia fetale non può prescindere dalla valutazione degli arti e delle estremità. Il feto in esame, un feto femmina in particolare, presentava dei piedi regolari, dritti, noterete le piante, la presenza di tutte le ossa. In questa visualizzazione dell'asse della gamba si visualizza appunto il piede e la porzione terminale di essa perfettamente in asse. Nel corso di tutto l'esame avete potuto notare come la reattività fetale era ottima e in queste scansioni successive noterete come la visualizzazione della placenta posta anteriormente e l'addome fetale, in particolare il fegato, appariranno normali. Questo è essenziale nella diagnosi differenziale di infezioni insorte in epoca prenatale. La visualizzazione della quattro camere e, come avete notato, anche della sezione sinistra, non è qui riportata la visualizzazione delle sezioni destre, ma anch'esse apparivano appunto regolari. Permette di non segnalare anomalie a carico del cuore e in questa visualizzazione della placenta noterete come non vi sono assolutamente calcificazioni. Il liquido amniotico apparirà nella norma e quindi potremo anche escludere anomalie ecografiche che possano porre dei dubbi sulla diagnosi ipotizzata inizialmente. Notate in queste ultime scansioni appunto la cisti che disloca il cervelletto anteriormente. Questo permette di effettuare una diagnosi differenziale semplice nei confronti della poroencefalia. Infine, in queste ultime scansioni, mentre si visualizzano le arterie uterine e l'arteria ombelicale che presenteranno delle flussimetrie regolari per l'epoca, vogliamo ricordare che alla coppia va sempre consigliata una indagine del cariotipo, uno studio del pannello infettivologico, una consulenza neurochirurgica. Grazie per l'attenzione.